Eccolo. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Ciao Ciao, Matteo. come va? Tutto Bene, bene. Tu? a posto, dai. Sì, si fa fatica, ma andiamo avanti così. A casa, giustamente, e non vedo l'ora di poter uscire, ma questo vale per tutti. Di consumare un po' i copertoncini per strada, no? Esatto. Beh, bella questa. Prima consumavo il copertoncino da rulli perché avevo il rullo libero. Adesso con rullo diretto non consumo proprio niente, solo Esatto. corrente. Vabbè, dai, niente, facciamo questo primo appuntamento, rispondiamo un po' di domande, che sono quelle le più comuni che vengono fatte a voi o per i quali ci siamo confrontati e quelle che abbiamo ricevuto un po' dalle persone che ci hanno scritto. Quindi abbiamo fatto un primo elenco, probabilmente faremo due appuntamenti. E poi vediamo se arrivano più domande o se vogliamo rispondere a qualcosa che gli utenti scrivono in diretta, vediamo, valutiamo. Certo. Ok? Dai, e innanzitutto secondo me possiamo partire con un minimo di introduzione su quello che fate o quello che fai tu come professionista biomeccanico. Vai. No, fondamentalmente, appunto, al CTF Lab si fa posizionamenti in bici, quindi lavoro proprio biomeccanico e si fanno anche preparazioni atletiche un attimino, quindi si cerca di seguire a 360 gradi l'approccio alla bici e al ciclismo, insomma, che può essere appunto a diversi livelli, insomma. Il nostro target è quello di riuscire a offrire a tutta, diciamo, a tutti gli appassionati di bici un supporto professionale e utile per quello che devono fare, insomma. Qua sfatiamo il primo mito che vanno dal biomeccanico. Comunque si chiede, le persone che vogliono una consulenza da un biomeccanico non sono solo gli atleti pro a livello top, ma anche andando verso il basso, chi come me va in bicicletta un po' così perché è appassionato, perché lo usa come un allenamento complementare e vuole andare in bici senza farsi male o potendo sfruttare bene le potenzialità del proprio corpo, Esatto. dell'allenamento. L'idea è proprio quella. Tante volte il professionista ha una serie di persone che lo seguono, per cui qua è molto più tutelato, no? L'amatore invece che prende semplicemente la bici e esce, si trova di fronte a delle problematiche di cui tante volte non si conosce neanche l'esistenza, no? Magari poi ci si va in bici e ci si accorge che cambiando semplicemente delle piccole cose si possono risolvere problemi che si pensava fossero molto più grossi. Quindi, come dicevo prima, l'obiettivo è proprio riuscire a far star bene in bici un po' tutti quanti, sia chi ci deve stare 30 ore, 25 ore perché lo fa per mestiere, sia chi ne fa 6 ma vuole, a settimana, ma vuole essere sicuro di stare bene e di divertirsi senza avere problemi. Questo è un po' quello che è successo anche a me, considerato che sono partito da zero perché appunto mi incuriosiva la bicicletta come metodo di allenamento da mettere vicino a qualcos'altro. Man mano che ho cominciato a uscire, a prendere confidenza col mezzo e ad allenarmi, facendo sempre distanze un po' più lunghe o tempi un po' più lunghi nelle uscite, mi sono accorto che mi sentivo sempre più goffo, che c'era un momento in cui mi sentivo di dover alzare un po' la sella, arretrare un po' la sella, cambiare l'inclinazione del manubrio, però ho sempre fatto le cose in modo un po' empirico, provando. Provo, Esatto. mi sento di star meglio o di star peggio e poi passami il termine, faccio una modifica, mi faccio il segno della croce e spero che vada bene. Ma cos'è quello? Molte volte diciamo l'approccio è questo, no? Nel senso vado via fino a che non comincio a sentire qualche problema, Esatto. va bene, la bici è la posizione è perfetta, poi si comincia a sentire qualche problemino e si cerca di intervenire, no? Però diciamo che in questo caso è esattamente, secondo me, quello che una persona, un appassionato, deve chiedere a qualsiasi biomeccanico. Quindi non solo di risolvere un problema, perché io non voglio solo risolvere un problema, ma dobbiamo capire da dove parte questo problema, in modo da poter agire alla radice, a fondo, insomma, e permettere dopo, diciamo, di muoverci meglio e di riuscire a stare meglio in bici, non semplicemente mettendo uno spessore perché. Ma capendo dall'eziologia, Da cosa è causato? Sì. esatto,
la causa del assolutamente. Problema. Sì, sì. Guarda, io andrei subito sulle domande. Una cosa che è stata chiesta, che ho l'elenco qua davanti per praticità, è come si sviluppano le sedute di consulenza biomeccanica. E interessa anche a me perché sarà quello che farò appena si potrà uscire, ci vedremo di persona. No, fondamentalmente il processo è abbastanza lungo, nel senso che vanno via un paio di orette. A seconda, dopo dei casi, si può andare oltre, si può essere un po' più rapidi, ma la media è attorno alle 2 orette. Fondamentalmente si parte con una bella intervista in cui cerchiamo di capire le esigenze di chi va in bici, quindi capire da dove nascono i problemi, quando nascono i problemi, quindi c'è una sorta di valutazione prima a 360 gradi delle sensazioni che la persona ha in bici. Dopodiché si passa a un'analisi posturale, quindi andiamo a valutare un attimino se ci sono squilibri a livello di catene muscolari, andiamo a valutare se ci sono dismetrie nella lunghezza, quindi differenze nella lunghezza degli arti, se e come vengono reclutati i muscoli durante l'esecuzione di determinati esercizi, perché può esserci un problema articolare. Che non è, diciamo, il dolore al ginocchio non è sempre dato da una causa sola, possono esserci diversi problemi, e come dicevo prima, dobbiamo capire qual è la causa di questi problemi. Quindi si va prima appunto a fare questa valutazione posturale, a seguito di questa valutazione vengono sviluppati una serie di esercizi, un piccolo allenamento che prevede, diciamo, allungamento e rinforzo da eseguire a secco. Dopodiché si passa all'analisi dinamica vera e propria, quindi si carica la bici sul rullo, ci viene chiesto alla persona di pedalare e andiamo ad analizzare col sistema Retool gli angoli delle ginocchia, del piede, dell'anca, della schiena durante la pedalata. Una Quindi volta. si mette la bicicletta della persona sui rulli, quindi Esatto. io pedalo effettivamente sulla bicicletta che utilizzo poi direttamente e con dei sensori fai delle misurazioni. Allora, Come funziona? diciamo, a questo punto ci sono 2 opzioni. Una è quella che tu vieni da me con la tua bici e dici: ok, io voglio stare bene su questa bici. Ci può essere un'altra opzione che è quella di dire: ok, io ho questa bici, però voglio cambiarla e voglio scegliere un'altra taglia. A quel punto, nel secondo caso, si utilizza un'altra bici che abbiamo noi, in cui, diciamo, si regolano molto facilmente la lunghezza, l'altezza, eccetera. Ma viene usata una bici, diciamo, a parte. Nel momento in cui invece uno ha la bici e vuole mettersi in bici, e sì, in posizione su quella bici, viene utilizzata la bici di Quindi proprietà, insomma. tu dai 2 tipi di risposte a seconda del tipo di richiesta che ti fa la persona. Voglio stare bene su questa bici, quindi io ti torno la bicicletta completamente messa a misura per la tua esigenza, oppure Esatto. ti do un pacchetto di informazioni che sono le misure e tutti quelli che sono i consigli appunto da parte tua da applicare sulla scelta di un'altra bicicletta. Esattamente, esattamente. Di norma chiediamo, per esempio, 3 telai. Chi viene lì mi chiede, dice: ok, io gli dico dammi 3 telai e io costruisco la bici ideale con questi 3 telai. Quindi ti do la taglia del telaio, l'attacco Bello. manubrio, le pedivelle, la reggisella, l'offset Cavolo. della reggisella. Insomma, costruisco queste 3 bici e dopo chiaramente sta al cliente scegliere quella più conveniente o più bella. Questa era una cosa che proprio non avevo capito, non avevo colto. Interessante. Perché potrebbe essere appunto che una persona arrivi a un punto in cui fisicamente ha sfruttato, o meglio, sfrutta il suo mezzo, quello che ha a disposizione, quasi al limite. Quindi è quello il Esatto. momento di fare un passo in avanti e magari fare un passo su un mezzo appunto messo Esatto, a misura. la cosa tragica è quando infatti tante volte arriva il cliente con la bici nuova Nuova, perfetta. e lì bisogna sperare che abbia indovinato almeno il telaio, perché Sì. altrimenti va a spiegargli che ha preso il telaio sbagliato. Sì, perché tutto il resto lo muovi, secondo Esatto, me, poi esatto. cavolo, hai ragione. Non Magari sì. anche con reggisera integrato, per cui gliel'hanno anche già segato e dici: Esatto.
Speriamo che sia solo da abbassare, perché se da alzare. Ok, no, chiarissimo per me, e appunto mi hai spiegato una cosa che non avevo proprio colto. E quindi dicevi, tu fai un'analisi, proprio una chiacchierata su quello che è anche un po' lo storico della persona, sì. Anche per capire, presumo, qual è l'estrazione. Io vado in bici, esatto, da pochi, esatto, anni, però ho giocato tutta la vita a basket, quindi tu che sei esperto del fisico, troverai sul mio corpo, per fare un esempio, le caratteristiche tipiche di chi ha fatto quello sport. Esattamente. Anche, sai già anche, che direzione prende. Esatto, tante volte anche gli infortuni proprio, no? Quindi, per esempio, certo, chi arriva dal basket, sono sicuro che almeno la delle due caviglie una volta è partita, sì, no? Nella storia dell'atleta. Le cose tipiche sono caviglie e tendini per chi fa basket, o ginocchio. Il calciatore so che almeno un ginocchio tre volte su quattro è partito. Sì, quindi tendenzialmente sono tutte categorie, insomma, nel senso che dopo l'infortunio medio è purtroppo quello. È sempre quello, sì. Quindi diciamo, tu fai un'analisi, poi si passa alle misurazioni, differenze fra il lato sinistro e destro, quali sono, esatto, i gruppi muscolari più sviluppati e cose del genere, e poi si passa alla bici. Sì, okay. A quel punto si monta sulla bici, vengono applicati dei sensori, sì, dei punti di repere, gomito, mano, eccetera, insomma, okay, dei punti in cui siamo sicuri di poter replicare mille altre volte il posizionamento. E il sistema comincia a registrare. Registra una media di n secondi, che è impostabile, sì, può essere dai 20 al minuto, ai 3 minuti, e appunto andiamo ad interpretare i numeri che escono, perché io, come dico sempre, la macchina mi dà dei numeri, certo, che però chiaramente vanno interpretati sulla base di tutto quello che ho visto prima. Perché è chiaro che se uno ha 3 protusioni discali a livello della corona lombare, non potrà stare in bici come uno che non ce le ha. Certo. Quindi il sistema magari mi dà gli stessi numeri, ma devo comportarmi in maniera completamente diversa sulla base di quello che abbiamo visto. Sì, a seconda del contesto, la, esatto, persona è diversa, appunto si muove in modo diverso. E quindi, okay, appunto si fa del posizionamento, poi si fa prima da un lato, poi si viene girati e si fa anche dall'altro lato per vedere, vero, se ci sono dismetrie anche in bici. Okay, quindi per capire se le differenze nel movimento che abbiamo visto nell'analisi posturale prima tornano anche sulla bici. Una volta che abbiamo fatto queste due valutazioni, si comincia veramente a spostare la bici, i componenti della bici. Ok. Ci sono delle problematiche comuni, sono arrivate diverse domande, e le classiche sono anche quelle che avrei fatto io. Mi fa male la schiena nella zona bassa o nella zona delle spalle, oppure mi si indolenziscono le braccia o le mani. Tipicamente nel mio caso, io conosco un po' il mio fisico, avendo fatto parecchio sport, e il mio punto debole sono i piedi, ho i piedi piatti, e quando vado tanto in bicicletta, se non sono proprio perfetto, non mi sono scaldato bene, quello che mi fa male è sempre l'esterno di uno dei due piedi. No, ci sono altre problematiche comuni, magari riusciamo... Sì, diciamo che si può raggruppare un attimino. Sì. Una grossa parte sono sicuramente i formicolii. Ok. Ok, quindi problemi da sovrappressione, una pressione eccessiva in determinati punti. Mani, per esempio, piedi, possono dare formicolii, soprasella, ok? Mm-hmm. Tanti, chiaramente, uno dei problemi più grossi è appunto formicolii e poi mancanza di sensibilità alla soprasella. No? A questo punto l'ideale è togliere pressione dai punti, okay, in cui ho chiaramente questo tipo di problematiche. Dopodiché abbiamo le problematiche articolari e tendine. Okay, quindi tendine, più infiammazioni che... Esatto, okay, esatto. Diciamo che le articolari ce n'è un po' di meno. Nel senso che il problema articolare c'è, quindi articolare intendo come, per esempio, cartilagini un po', uh-huh, osurate, o che comunque... Sì, un problema meccanico, questo quindi, dici, ok? Sì. Dolori alle ginocchia, per dirti, dovuti ai piedi che non sono orientati bene, danno problemi, uh-huh, ai menischi, uh-huh, no? Quindi alle ginocchia. Quindi sono problematiche che di norma
nel momento in cui io metto a posto la posizione, si risolvono abbastanza velocemente. Okay. Per ultime, le più rognose di tutte, chiaramente abbiamo i problemi tendinei. I problemi tendinei okay. sono i più, diciamo, fastidiosi e quelli che vanno un attimino più a lungo, hanno una risoluzione molto, molto lunga, nel senso che il tendine, non essendo molto vascolarizzato, okay, il tendine è fondamentalmente bianco, quindi non essendo molto vascolarizzato, fa fatica anche a guarire dalle infiammazioni. In questo caso bisogna lavorare molto anche sullo stretching, bisogna lavorare molto un attimino sul rilassamento del muscolo, sul riscaldamento, quindi fondamentalmente ci sono queste tre tipologie. Queste sono le categorie, sì. Ok. Dolori fondamentalmente formicoli e o dolori, diciamo, da contrazioni eccessive, come può essere per esempio la cervicale. Ok. Dolori... Sì, tendinei articolari. Ok, e le, diciamo, i problemi che potrebbero essere riconducibili alla zone tendine sono più difficili da trovare perché tendenzialmente fanno male quando sei molto caldo o dopo tanti chilometri, per semplificare, quindi no, fai fatica a trovarli. Non è che sono difficili da trovare, sono difficili tante volte da risolvere, nel senso che, per esempio, io magari tendo a risolvere il problema della posizione in bici, ok, per me il dolore è dato dalla sella bassa, alzo la sella, però il dolore non passa da lì a due uscite in bici, il dolore passa da lì magari a due settimane, a otto uscite in bici, quindi anche il cliente deve capire veramente se piano piano sta guarendo, piano piano la tensione è calata, o se c'è ancora questo tipo di problematica, e per cui è più difficile da risolvere che da trovare. Ok, adesso ho capito. È bello anche perché questa è una cosa che personalmente a me piace. Fare sport ti insegna anche a conoscerti fisicamente, ed effettivamente avendo un parere da un professionista che ti vede pedalare, e ti guarda pedalare mentre sei fermo sui rulli, ad esempio, ti fa capire, ok, adesso concentrati su questo e prenditi due settimane, come dicevi tu prima, per capire se migliori nella pressione sulla sella, come qualsiasi altro problema. Quella cosa lì, secondo me, è molto interessante perché ti permette anche dopo di sfruttare meglio il tuo corpo, il tuo motore. Esatto, tant'è che... Dimmi, no, scusa. Sì, no, tant'è che appunto lo studio offre, diciamo, a chi fa il posizionamento una certa assistenza, perché io credo che ovviamente fare il posizionamento e, diciamo, mandarti via e dire ok, ciao, è un po' limitante, no? Quindi di norma chi fa il posizionamento durante l'anno, per esempio, può ritornare a fare l'assistenza gratuitamente. Infatti era una delle cose che era venuta fuori fra le domande, dopo quanto tempo vedrò risultati e se poi ho bisogno di tornare a farmi vedere per un controllo, per fare delle altre modifiche. Quindi sì, assolutamente è un argomento. Infatti di norma io consiglio sempre di fare 8-10 uscite, anche per avere proprio un'idea e un feedback da dare a me, no? Perché chiaramente, come dicevo prima, 3-4 uscite mi abituo alla posizione, dopodiché effettivamente comincio a capire, percepire che cosa sta succedendo. C'è bisogno appunto di circa, secondo me, 8-10 uscite per essere, diciamo, sicuri di avere un feedback realistico su quello che si è fatto, insomma. 8-10 uscite, una decina, quindicina di ore? Sì, circa, sì. Okay. Sì. Dopodiché io dico sempre, chiaro che se sto 8-10 uscite, sto una settimana a farle, è meglio che facciamo due settimane, insomma. Certo. Giusto per, adesso mi è venuto un dubbio che non si sa mai, per chi non vi conoscesse, di dove avete lo studio? All'Ovaria di Pradamano. Ok. Quindi... Per chi non è della zona, infatti. Ci sono tutte le informazioni sui loro canali ed eventualmente potete contattarli. Noi siamo... più o meno vicini o comunque corregionali, quindi per zona, noi è facile. Udine Sud. Dai. Ok, stavo guardando le domande perché c'era un'altra cosa
Un altro argomento, secondo me, importante e corposo è da cosa parti, se c'è un elenco di elementi su cui inizi a lavorare ed è sempre quello l'ordine. Se cominci a lavorare, che ne so, sempre prima dalla sella o... Sì, chiaramente il punto di partenza sono sella, prima di tutto, e pedali poi. Okay. Quindi avere il giusto, diciamo, posizionamento della sella, sia per quanto riguarda l'angolo al ginocchio, quindi il fatto che non sia né troppo chiuso né troppo aperto, e la posizione delle tacchette, in questo caso, sotto la scarpa. E una volta che abbiamo elaborato altezza sella e arretramento, assieme ai pedali, si va a ragionare sull'avantreno, quindi sull'altezza del manubrio e sulla distanza del manubrio dalla sella, insomma. Quindi fondamentalmente il percorso è sella più pedali e poi il resto. Questa probabilmente è una di quelle cose che ho sbagliato io, perché ho sempre preso gli elementi singolarmente e poi ho cercato di mettere un po' tutto insieme, quindi sì, non a pezzi. Sono stato molto attento, ma a modo mio, quindi sempre in modo empirico, nel posizionare le tacchette sulle scarpe, però poi non ho pensato di fare un rapporto o vedere come cambiava la distanza dalla sella o comunque il posizionamento della sella rispetto ai pedali. Quindi probabilmente questa è una di quelle cose che ho sbagliato. Perché per esempio nel momento in cui sposto avanti o indietro la tacchetta sotto il pedale, idealmente dovrei spostare in avanti e indietro anche la sella. Della stessa distanza, tu diresti della stessa distanza? Esattamente. Cavolo. Non è una cosa banale, resto un po' su quello che è il mio esempio, perché è la cosa più facile per me. Io non sono alto, sono 1,75, ma ho i piedi molto lunghi per la mia altezza, io ho un 44, quindi per me la lunghezza della pedivella conta tanto. Per fare la pedalata, cioè, ho una leva molto lunga. Sì. E pur avendo fatto modifiche sulla posizione della tacchetta, non ho mai mosso la sella nel momento in cui ho mosso le tacchette. Questa cosa qua non è banale, era una cosa che per esempio io non sapevo. No, ma infatti io dico sempre, il problema quando fai il posizionamento è che è una catena. Certo. Perché chiaramente nel momento in cui sposto una cosa, devo spostarne un'altra, poi un'altra, ed è tutta una conseguenza dell'obiettivo che pensato. Voglio raggiungere. No? Sì. Non ci ho mai pensato. E invece, quindi sì, tu diciamo che lavori da sella, pedali e poi vai all'avantreno, quindi manubrio e così via, ok? Sì. E altra domanda che era arrivata era se diverse specialità richiedono diverse tipologie di posizionamento in sella o se riesce a usare le stesse misure su diverse tipologie di bicicletta. Questo varrà anche per me, perché nel mio caso volevo venire su sicuramente con due biciclette diverse. Sì. Allora, tendenzialmente, se ho diverse specialità, dovrei fare due posizionamenti diversi. Mm-hmm. Se ho due bici da strada, si può anche osare a mettere la stessa posizione su entrambe. Okay. La cosa importante, per quanto mi riguarda, è che abbiano, per esempio, la stessa sella. Ah, okay. Io nel momento in cui cambiamo la sella, stessa identica bici, io cambio la sella, devo rifare il posizionamento da capo. Perché è una catena, come dicevi prima. Non esistono 7 centimetri, non esistono 14 da davanti, 12, non esiste nessun modo per rimettere la sella nella stessa posizione di un'altra. Perché? Perché il punto di appoggio e le modalità con cui appoggio sulla sella sono sempre diverse da sella a sella, a meno che appunto non ci sia lo stesso modello. Quindi, identica. Esatto, quindi se cambio sella, per esempio, andrebbe rifatto il posizionamento. Per lo stesso motivo, nel momento in cui faccio mountain bike e bici da strada, tendenzialmente i posizionamenti sono diversi. La mountain bike ha una posizione molto più alta davanti, molto più corta, per cui le cose a cui devo stare attento sono altre rispetto alla strada, dove devo prestare attenzione anche al fatto che il manubrio è basso ed è molto più lontano. Okay. Se proprio non si vuole fare due posizionamenti diversi,
quantomeno avere la sicurezza che le due selle nelle due bici siano messe allo stesso modo, quindi come dicevo prima, stesso modello su entrambe le bici e la sella con alle stesse misure, quindi le stesso piegamento e stessa altezza. Okay. Almeno in questo caso non faccio danni a livello articolare di ginocchia e caviglie anche, eccetera. E si può fare il posizionamento in sella per più di una bici in un'unica sessione? Certamente, di norma diciamo c'è anche il prezzo un attimino un po' più vantaggioso, perché nel momento in cui si fa tutto in una sessione riusciamo a valutare diciamo tutto nella stessa questo è un plus. Per cui di norma appunto ne consigliamo sempre a chi ha più bici, le porta subito, appunto si fa, diciamo il procedimento si allunga di un'oretta circa, che è il tempo necessario a fare il posizionamento anche sull'altra bici, si passa su 2 ore e mezza, 3, e appunto si fanno due bici e tutto il procedimento che abbiamo detto prima. Quindi indifferente se una persona viene da voi con una bici, cerco di prendere degli estremi, una bici da strada, una bici in configurazione gravel, una mountain bike, voi potete lavorare su tutte e tre, e ognuna tendenzialmente avrà un posizionamento in sella diverso. Esatto. Guarda, adesso stavo leggendo che Emiliano, eccolo qui, ha inviato una domanda, quindi se magari vogliamo rispondere, c'è un modo per trovare la sella ideale senza provarne 20? La retroversione del bacino può incidere sulla tipologia di sella? Questa è una bella domanda, nel senso, allora, le selle attualmente ce n'è veramente tante. La retroversione del bacino, che per chi non lo sapesse, diciamo, dal lato è questo movimento del bacino. Mm-hmm. Okay? Sicuramente è una delle cause principali dei problemi alla sella. Okay. Okay? Limitazioni nel movimento del bacino generano sovrappressioni sulla sella. Mm-hmm. Queste limitazioni tante volte sono date dai muscoli della catena posteriore, muscoli dietro la coscia fondamentalmente, gli scapulari, mm-hmm. che sono molto corti. Okay? Nel momento in cui quelli sono molto corti, il bacino sta completamente girato indietro e faccio fatica, rischio di venirmi mal di schiena e ci sono più problematiche che possono essere connesse a questo. Quindi sicuramente la retroversione del bacino influisce sul tipo. Esatto. A seconda del tipo di problema che si ha, si può decidere che tipo di sella acquistare e ci sono diverse modalità per capire un attimino quali sono le selle adatte. Si passa dalla misurazione un attimino della larghezza delle ossa ischiatiche, mm-hmm. okay? E appunto si passa a capire un attimino la flessibilità che uno ha, okay. Nel momento in cui uno è poco flessibile, di conseguenza fa fatica a raggiungere certi angoli a livello diciamo anche in bici. Okay. Quindi anche diciamo avere queste indicazioni mi porta a scegliere poi la sella giusta. E anche una persona con più mobilità o più flessibile rende più facile il lavoro a te, perché hai più margine? Diciamo che appunto dopo si può spingere di più diciamo verso il limite diciamo della persona, esatto. Mentre chi è un po' più rigido chiaramente tende a stare per esempio chiaramente un po' più alto anche con la schiena, mm-hmm. chi è più flessibile può scendere molto di più anche per esempio col manubrio, quindi diciamo che dopo a seconda di quello che uno mi chiede mi rende il lavoro più o meno difficile. Se uno è molto rigido muscolarmente mi chiede una posizione super spinta, super aerodinamica, a quel punto mi mette abbastanza in difficoltà, nel senso che dobbiamo arrivare veramente a capire qual è il limite suo, prenderlo e dobbiamo stare attenti a non superarlo. E in quel caso tu cerchi subito il limite o preferisci fare tante sedute per arrivare a una posizione più aggressiva, diciamo? Allora, a seconda di dove, appunto, da dove partiamo, a dove dobbiamo arrivare. No, se uno è molto molto rigido di sicuro non posso metterlo in una posizione molto spinta, ok? A quel punto effettivamente come ti dicevo prima andiamo su step, quindi spostiamo per esempio il manubrio un po' più in giù, lasciamo passare queste 8-10 uscite e poi decidiamo dove muoverci a seconda del tipo di problematiche che possono insorgere e eventualmente dopo si va a lavorare tanto in quei casi anche sulla flessibilità. Nel senso che purtroppo la bici è uno sport che richiede un certo grado di flessibilità
per la muscolatura della catena posteriore, che è una catena abbastanza tremenda, perché da allungare è fastidiosa. Qui, qua ti, adesso probabilmente potrei dire una cosa che va contro il mio interesse, però è effettivamente quello che ho provato sulla mia pelle. Io ho iniziato a fare mountain bike più o meno insieme a un percorso di allenamento funzionale che sto continuando a seguire, faccio 3 allenamenti a settimana, e il lavoro di forza con i carichi e cose del genere è abbastanza, non va tanto d'accordo con la bicicletta, soprattutto con la bici da strada, questo me lo confermi anche tu. E mi è capitato un periodo in cui con il lavoro riuscivo a organizzarmi molto bene, avevo molto tempo libero al pomeriggio, e nella palestra in cui vado riuscivo a fare 3 allenamenti a settimana di funzionale, riuscivo a fare 2 uscite a settimana in bicicletta più una durante il weekend, e anche a fare un paio di sessioni di Pilates, c'è un corso di stretching, e avevo guadagnato tantissimo in mobilità, e me ne ero accorto facendo funzionale, quindi lavoro con bilanciere, squat e così via, ma sulla bici mi sono accorto che ero molto più allungato nella posizione sulla bicicletta, e ho alzato tantissimo la sella, ma cioè, mi verrebbe da dirti un paio di centimetri, se non sono 2 sarà 1, 1,5, e non sono mai più tornato indietro. Cioè, ho guadagnato tantissimo nella pedalata, ero più disteso e avevo meno dolori, perché probabilmente io ero più, accettavo di più una posizione più allungata. Ma diciamo che nel momento in cui poi sei molto rigido, crei delle tensioni per allentare questa rigidità, ok? Quindi, come dicevamo prima, se uno per esempio è molto rigido sulla catena posteriore, crea delle tensioni a livello della schiena per togliere tensione ai muscoli del retro della coscia. Okay. A quel punto comincerà a far male la schiena. Nel momento in cui però allunghi i muscoli dietro la coscia, la schiena non ti fa più male. Okay. E diciamo che in questo caso è un gatto che si morde la coda. Come ha detto? Non mi ricordo. Un cane o un gatto? mi pareva il cane, ma non sono sicuro. Adesso mi sono dubbi. Perché è che io ho il cane che non ha la coda. Ho detto che cosa mangia? È un circolo vizioso. Ok, così siamo tranquilli. No, non so. Ho visto scorrere. Non so se qualcuno aveva scritto qualcos'altro. Ah sì, c'è sempre Emiliano, se lo vedi anche tu, che ha scritto: esempio, io appoggio il livello del perineo a lungo andare, non riesco a stare seduto, schiena ok. A quel punto, per esempio, bisognerebbe capire, uno, se la sella ha un canale di scarico centrale e o centrale, e bisognerebbe valutare l'inclinazione della sella, perché per esempio, oltre alla posizione, perché chiaramente se la sella per esempio è tutta indietro, io sto seduto sempre in punta, è chiaro che dopo un po' mi dà fastidio. Se la sella è messa giusta ma è inclinata con la punta in su, chiaramente sento che mi suona il campanello dopo un po'. Certo, quindi certo. È un problema, diciamo, può essere dato da tante cose. Se la sella ha il canale di scarico nel mezzo, tendenzialmente mi lascia un po' più libertà e non dovrei avere appunto problemi di formicoli e perdite di sensibilità, eccetera. Per quello che vale, anch'io ho provato una sella con scarico centrale col buco in mezzo, per capirci, e mi sono trovato meglio. Io sono uno di quelli che usava la sella con la punta un po' in alto, che tutti mi hanno sempre guardato male perché è una cosa abbastanza estrema, mi sono reso conto nel ciclismo, però stavo comodo, non c'è un altro modo per dirlo. Poi, provando una sella con scarico centrale, sono riuscito ad andare sempre, sono partito piano e adesso sono leggermente con la punta verso il basso e mi sento meglio. Sì, per assurdo. Sì. Anche quello lì è un processo, non è una cosa. No, ma infatti tendenzialmente la sella si tiene sempre leggermente inclinata in giù. Ok, vedi. A meno che non si lavori con delle selle particolari o con posizioni estreme, per cui non voglio muovermi da quella posizione, tengo la sella orizzontale, altrimenti si tiene sempre un 2-3 mm la punta della sella più bassa del retro, a volte anche di più, questo, a del tipo di sella, insomma. Questo è secondo me il plus di lavorare con un professionista che ti guarda dall'esterno
e con cui puoi confrontarti e dirgli: guarda, ok, puoi mettere le mani dove vuoi, sella, manubrio, pedali, tacchette, dimmi quello che devo fare e andiamo avanti. Oppure, proprio perché davanti hai una persona e non sei tu che fai le cose in modo empirico, puoi dire: guarda, con la sella mi sento di stare benissimo, dammi il tuo parere e se possibile la teniamo ferma e muoviamo tutti gli altri valori, gli altri, esatto, le altre variabili. Ok, no, direi che possiamo passare su un altro argomento che era, eccola qua, trovata. Qualcuno aveva scritto su esercizi consigliati pre o post allenamento o gara, poi a differenza di quello che ognuno fa, se uno fa un allenamento, una gara. Con, sì, sì, sì. Direi tu. Beh, diciamo che tutti gli esercizi di stretching dinamico, mm-hmm, possono essere un'ottima scelta. Tante volte si tende a fare molto stretching statico prima e dopo, okay, l'attività. E scientificamente, specie negli sport esplosivi, lo stretching statico penalizza. Per stretching statico, okay, statico intendo volevo chiederti mantenere la posizione 30 quindi secondi. Tutti gli allungamenti, quelle cose là, ok. Lo stretching come tutti lo conoscono, quindi andare giù, toccarsi le punte dei piedi per un minuto, a quel punto il muscolo tende a essere meno reattivo nel momento in cui io poi lo vado a usare. Quindi tendenzialmente è meglio fare esercitazioni di stretching dinamico, che non sono altro che oscillazioni, per esempio della gamba avanti e indietro, cercando di arrivare un po' al limite del range di articolarità. Okay? Quindi diciamo allungare i muscoli, però tenendoli sempre un attimino attivi. Sì, in movimento, ok. Sì, esatto. Dopodiché, chiaramente nel momento in cui salgo in bici, una decina di minuti di riscaldamento è sempre, certo, sempre da, certo, fare. Insomma, sui rulli mi rendo conto che tante volte è abbastanza difficile, nel senso che si sale, dopo sei minuti guardi l'orologio e dici buon cominciamo. In realtà 10 minuti andrebbero sempre lasciati, almeno 10 minuti, insomma, per, diciamo, semplicemente portare sangue e attivare la muscolatura. A me è capitato di provare diverse volte di andare, sarà banale, ma questo è quello che è successo a me, andare in macchina nel posto in cui dovrei, andare in macchina nel posto in cui dove avrei, nel posto in cui avrei iniziato il giro, mi sono incartato 100 volte e invece di partire subito a bomba, perché magari andavo ai piedi di una bella salita e subito in bicicletta, subito a spingere a tutta, magari partire da casa o fermarmi con la macchina una decina di chilometri prima dell'attacco della salita o di un percorso un po' più impegnativo, mi faceva stare meglio, andare più forte e divertirmi molto di più. Esatto, quindi, esatto. Questa è una cosa che mi ha cambiato dalla sera alla mattina. Se posso, parto sempre da casa per una questione di praticità, non fai carica e scarica, e poi è più bello non montare in macchina dopo che hai, esatto, finito in bici, cose belli del sudati genere, e dover farsi, sì, mezz'ora di strada. Sì. Però quello mi ha fatto tanto la differenza ed è un vero riscaldamento, cioè vai pianino col tuo ritmo, ti scaldi bene, dopo sei pronto quando devi effettivamente fare il lavoro grosso. Certo. Questo è stato assurdo. Non so se tu vai in bicicletta, non so niente. Sì, sì, sì. Raramente, okay, ma ci vado. Okay. No, comunque no, come... ci vado, tendo ad andarci, dopodiché effettivamente ti dico, io per esempio tendo sempre a fare, non vado mai in macchina in posti per prendere... No, anch'io se posso, esempio, no? Quindi quella è una cosa che non riesco proprio a fare, prendere la macchina e andare a scaricare non ce la faccio. Parto da casa, vado, piuttosto mi faccio il mio giro e fine della festa. Però effettivamente, come ti dicevo prima, sui rulli faccio fatica anch'io, nel senso che, come ti dicevo prima, a volte mi capita che dopo 5 minuti guardo l'ora e dico ok, adesso altri 5 minuti tranquillo, poi posso cominciare a fare qualcosa. Sì, che esatto, effettivamente un po' la noia del rullo, un po' il fatto che... sì. Apriamo un argomento enorme, perché anche io adesso sto usando Zwift durante la quarantena, perché almeno mi dà un obiettivo, no? Ecco, il problema tante volte è quello che se mi butto subito e comincio subito a seguire qualcuno, no? Esatto. È quello che ti viene da fare alla fine, no? Ti passa uno e fai dove vai tu? Vieni qua. Esatto. In realtà bisognerebbe appunto per una decina di minuti stare tranquilli. Non vai mai alla tua andatura, vai
non ti capita mai di sorpassare uno e dire ok, adesso questo è il mio ritmo, ho sorpassato quello perché lo vedevo come un obiettivo, adesso vado al mio. Guardi subito quello dopo e quindi spingi ancora di più. Sì. Oppure ho fatto un paio di gare, ho partecipato così a quegli eventi virtuali e partivo subito in bomba, facevo magari quei 5 minuti quando sei in attesa di partire e dopo 10 chilometri ero finito. Invece ho trovato un modo che invece di fare solo meetup e cose del genere, sempre su Zwift, ho iniziato un piano di allenamento di quelli che propone lui e ogni volta quando tu ti metti sui rulli e inizi a pedalare, ci sono sempre i, come dicevi tu, 8-10 minuti in cui lui ti obbliga ad andare piano. Esatto. Vai piano, ti scaldi e dopo inizia il lavoro. E così non è male. Vado più volentieri e ho sempre un obiettivo e ho un appuntamento, perché se no finisci, non so, io sono uno di quelli fortunati, diciamo così, che ha continuato a lavorare durante la quarantena. Io mi metto in studio, lavoro col computer e poi ho finito, ma da quando finisci dire ok, adesso mi devo mettere sui rulli è pesante. Con la cosa del piano di allenamento effettivamente gli obiettivi sono una cosa molto importante a livello sportivo, ma effettivamente anche dopo lavorativo, non riuscire a raggiungere, fissarsi obiettivi e raggiungerli è sempre è vitale fondamentalmente, sì, per mantenere un po' la vale per tutto assolutamente. E niente, facciamo ancora qualche domanda, visto che vai. Volevamo fare più di un'ora, perché sennò poi ci taglia la diretta ed è un peccato anche chiudere senza salutare. Ne leggo ancora un paio fra quelle che sono arrivate, cioè l'eccessivo avanzamento causa dolore alle ginocchia? Questo è un bel mito da sfatare. Ok. Nel senso che non è l'avanzamento in sé che causa dolore alle ginocchia, è sempre una combinazione tra avanzamento, altezza e la posizione delle tacchette. Per avanzamento si intende avanzamento sulla sella. Sella, della, sì. Ok. Della sella avanti e indietro della sella. Sì. Ok. Quindi questo... non è mai, diciamo, l'avanzamento o l'arretramento della sella a dare il problema in sé. È la relazione che c'è tra l'altezza e l'arretramento. Per esempio, nel momento in cui faccio un cronometro o un atleta che fa Ironman, sì, ha un avanzamento estremo, eppure non ha male alle ginocchia. Perché? Perché utilizza un'altezza sella che gli permette di usare bene i muscoli. Okay. Nel momento il tendine, il dolore alle ginocchia, quindi al tendine rotuleo, avviene quando c'è una tensione eccessiva sul tendine, quindi il tendine non riesce mai a scaricare, il quadricipite non scarica sempre mai. Esatto, e a quel punto il tendine, come dico io, si arrabbia prima o dopo e ti presenta al conto, ti dice no, adesso... Sì, e quando comincia a fare male... Non dico che è troppo tardi, ma fa male quando si è già Effettivamente, esatto, effettivamente è un po' troppo tardi, nel senso che dopo bisogna rispettare il tempo di guarigione di un'infiammazione al tendine, bisogna, diciamo, riallungare il muscolo, perché fondamentalmente il tendine si infiamma perché il muscolo non è abbastanza elastico anche da aiutarlo. E di conseguenza van via quelle 2 settimane in cui uno ha bisogno di recuperare, allungare il muscolo e poi riprovare ad andare in bici. Si può anche riprovare ad andare in bici prima andando piano, dipende sempre dal grado di problema che uno ha raggiunto, insomma. Stavo leggendo adesso i commenti e c'è qualcun altro che ha scritto: io anche su strada partivo a tutta perché ero sempre in ritardo per trovarmi con i compagni. Sì, anche quello è un fattore. Eh sì, il gruppetto se parte, poi si rimane a seguire tutto il giorno. Ok, no, ancora un paio di domande. Se mi bruciano i piedi, cosa posso fare? Tendenzialmente bisogna anche qua capire da che cosa è dato un bruciore al piede, se per esempio viene subito, se viene dopo un po', se viene solo d'estate, se viene anche d'inverno. Tendenzialmente il bruciore al piede è dato, e il formicolia ai piedi sono dati da un appoggio sulla scarpa non omogeneo. Questo è per tutti alla fine. Qualcuno ne soffre di più, qualcuno ne soffre di meno. Qua dentro ci sono sicuramente anch'io. In questi casi si consiglia, per esempio, di fare magari delle solette personalizzate che vanno a riempire
il piede. In questo caso, nel momento in cui si va a schiacciare col piede sul perno del pedale, tendenzialmente invece di avere la pressione solo in un punto, si riesce a distribuire su tutta la pianta del piede. Nel momento in cui riesco a distribuire meglio la pressione, i bruciori e i formicoli tendono a sparire. Ok, sì, capisco, perché io, avendo, come diciamo prima, i piedi piatti, da utilizzatore di plantari da tutta la vita, effettivamente nelle scarpe da bici non li ho, quindi potrebbe essere anche quello. Perché dopo, appunto, anche a seconda del problema che uno ha, anche a livello di piedi, il piede reagisce in maniera diversa, no? Un piede piatto che tende a cedere, tende anche dopo ad allargarsi. Sì. Nel momento in cui sta a volta rimane più stretto, nel momento in cui è piatto tende ad allargarsi. Quindi, come dicevi prima, i fastidi che hai nella zona esterna possono essere sicuramente correlati a una cosa del genere. A me capita, te lo dico proprio tranquillamente, mi succede, la zona è questa qua, non so, questo è il piede, la parte esterna, il centro, ci sta. Ultima domanda, quindi... La posizione delle tacchette può influire sulla pedalata. L'abbiamo detto un po' prima anche. È una cosa che non viene molto, molto, diciamo, presa in considerazione, però basta pensare semplicemente ad appendersi un peso sul piede, per esempio. Se io tengo il piede in alto e ci appendo un peso e lo appendo qua davanti o lo appendo sulla caviglia, se lo devo sollevare è molto diverso. Il carico che ho è molto diverso. Avviene la stessa cosa sulla bici: se ho la tacchetta molto avanti, tirare poi diventa un problema. Spingere in basso e dietro, perché la pedivella fa questo, la fase di maggior spinta è da pedivella 90 gradi a pedivella, diciamo, verticale verso il basso, devo spingere in basso e dietro, ma se ho la tacchetta molto in punta diventa un problema spingere in basso e dietro. Certo. Quindi c'è tutta una serie di cose per cui, per migliorare l'efficienza, la tacchetta diventa un punto cruciale. Dai, guarda, ultimo commento che l'ho visto adesso: tanti hanno formicolio ad alcune dita delle mani, da cosa dipende? Anche questo l'abbiamo già detto, effettivamente. Sì, perché fondamentalmente nella mano ci passano delle vene proprio e delle arterie, e dei nervi in questa zona. Nel momento in cui chiaramente vado ad avere molta pressione in queste zone, mi si informicolano di norma o le ultime due o le prime tre dita, seconda della posta in cui si schiaccia di più. Okay, esatto. Okay. Quindi in questo caso bisogna, appunto, togliere pressione da queste zone con degli accorgimenti, spostare il manubrio, eccetera. Ok, dai, mi sembra che è stato abbastanza interessante. Io ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. E abbiamo risposto, siamo stati bravi a un sacco di domande in lista, che avevamo ricevuto. Io direi che possiamo comunque fare un secondo appuntamento, magari la prossima settimana. Grazie a tutti quelli che si sono collegati, che hanno scritto. Continuate a mandarci le vostre domande, sicuramente metteremo nelle storie un altro box per inviare le domande. E niente, alla prossima. Bene. Grazie, okay, grazie a grazie tutti. Grazie Andrea, e grazie, ci sentiamo. Buona giornata, presto. Buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.